una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia anche oggi. Non so da dove iniziare, dovrei avere ore intere ogni giorno per commentare le assurdità di questo mondo impazzito, ma oggi non posso non dare la mia copertina a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Cosa vorrei dire al signor Netanyahu? Cosa vorrei dire degli israeliani? Ma non posso, perché se dicessi quello che penso degli israeliani, degli ebrei, domani mi butterebbero, non dico in galera, ma avrei dei problemi. Quante ingiustizie! Lo so che avete il mondo intero, signori ebrei, ma questa condizione non può assolutamente giustificare la vostra prepotenza, la vostra arroganza. Non avete nessun diritto di ammazzare quella povera gente. Migliaia di civili, fra cui donne e bambini, vergognatevi! Ma può da sola la condizione della ricchezza assoluta che hanno in mano sti ebrei poter giustificare queste vergognose situazioni? Mi ribello! È assurdo! Ecco perché vorrei dire cosa penso degli ebrei! Per una questione di giustizia! Perfino gli americani! Ed è tutto dire! Perfino gli Yankee, i guerrafondai americani, hanno detto che ufficialmente Israele ha ammazzato più di 20.000 civili, anzi pregherei la regia del nostro Giovanni Stoppa di mostrare il primo contributo, sempre a beneficio dei non credenti, sempre a beneficio dei miscredenti, sempre a beneficio di quelli che hanno portato il cervello all'ammasso. È ora di finiamola.
Ci vorrebbe più giustizia in questo mondo. Invece vincono sempre i prepotenti. Ma ci sarà anche una giustizia divina che possa intervenire a porre fine a questo genocidio. Io lo dico, sì, sono convinto di quello che dico. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio genocidio. Vai con il contributo degli americani. Pentagono, oltre 25.000 donne e bambini palestinesi uccisi da Israele da ottobre. Avete capito bene? Gli israeliani, gli ebrei, quelli che hanno il mondo in mano, le ricchezze del mondo sono in mano agli ebrei. E io mi ribello perché questa situazione non può giustificare questo scempio. Sono anche un po' arrabbiato, lo confesso, perché questa mattina ho visto un video raccapricciante. Ci sono migliaia di palestinesi che tendono di prendere qualcosa da un camion, alcuni camion, rifornimenti, che la gente è senza viveri, non hanno da mangiare, senza acqua, e c'è una ressa, è normale. Ebbene, cosa hanno fatto i coraggiosi ebrei, gli israeliani? Hanno sparato a raffica addosso a questa povera gente. Non è possibile! Dov'è la comunità internazionale? Mi avete rotto gli zebedei! Non c'è giustizia a questo mondo! Vedere quella povera gente cadere sotto il fuoco israeliano e poi, dopo la carneficina, si sono giustificati. Abbiamo sbagliato, abbiamo avuto paura che quella ressa poteva provocare dei disastri. Che disastri! Netanyahu, ti spaccherei la testa! Quelli facevano casino per assicurarsi un pezzo di pane per mangiare. Vedete perché io sono costretto ad alzare la voce? Perché commento delle nefandezze uniche al mondo. È il bello che gli ebrei sono ancora protetti dappertutto, li trovi dappertutto. Fai vedere questo video che mi ha mandato la mia sentinella, Davide Baraldi, quindi la fonte è più che sicura, grazie. Gaza, strage alla fila per gli aiuti. Israele spara per disperdere la folla. Poi il caos. Hamas ha detto che sono oltre 100 morti, un massacro. Gaza, spari sui civili accalcati intorno ai camion degli aiuti. Oltre 100 morti. E Israele ha detto, erano una minaccia, poi ritratta, solo colpi di avvertimento. Ah, solo colpi di avvertimento. Ma non vi vergognate anche nel trovare certe scuse. Avete falciato un centinaio di persone innocenti che volevano prendere solo da mangiare. Non è possibile. Purtroppo gli israeliani sono super protetti. E dove è il signor Joe Biden, un altro di buono, un democratico statunitense
che ve lo raccomando vivamente, quello che fa fatica a camminare, quello che inciampa dappertutto, che cade, che non si mantiene in piedi, che deve essere sorretto, quello è il presidente degli Stati Uniti d'America. A proposito, parlando di Biden, mi viene in mente il nostro presidente del Consiglio, che l'altro giorno è andato a Washington. Fai vedere questa foto che ritrae Giorgia Meloni con Biden. Giorgia, stai attenta, perché la musica fra poco potrebbe cambiare negli Stati Uniti d'America. Perché se viene Donald Trump, avete finito di fare i buoni, i ben pensanti, i vostri salamelecchi, i vostri inchini, i sorrisetti beffardi. La musica cambierà e vorrei vedere la Giorgia Meloni come si comporterà con Donald Trump. Vai con l'immagine della Meloni con Trump. Il paradosso Meloni vola in USA e fa il tifo per Biden. Qui li vediamo vicino al caminetto in colloquio riservato. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Lega Nazionale per la difesa del cane, perché gli animali hanno un cuore. Vieni al Parco Zoofilo San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Vieni ed adotta uno dei tuoi migliori amici a quattro zampe. Aspettano impazienti le tue coccole. Parco Zoofilo San Francesco, più di 4.000 adozioni in 10 anni, aperto tutti i giorni, festivi compresi. Ricorda, Parco Zoofilo San Francesco, via Borghetto 1, a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Perché gli animali hanno un cuore. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordo, per chi mi seguisse la prima volta, che io oltre a questa rubrichetta L'opinione di Enzo Spatalino, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì in prima battuta alle 20:30 e in replica alle 7 del mattino successivo, conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia, sempre dal lunedì al venerdì, ma in rigorosa diretta con ospiti in studio dalle 18:30 alle 19:45, con la possibilità dei telespettatori di intervenire. L'importante è che voi ricordiate il canale giusto, il canale magico, 170, ripeto, 170 del digitale terrestre, e iscrivetevi al mio canale YouTube, aumentiamo giorno dopo giorno, più siamo e più ci facciamo sentire. Datemi la possibilità di far conoscere il nostro pensiero. Oggi ricorre, almeno per me, un tristissimo anniversario. Per quelli che non hanno memoria, ricordo che il 1 marzo del 2002, cioè 22 anni fa, abbiamo firmato la nostra condanna a morte, perché siamo entrati a far parte di quel carrozzone circense che è l'Unione Europea. Siamo entrati nell'euro e sono iniziate le nostre disgrazie,
improvvisamente le nostre ricchezze si sono dimezzate. Chi dice il contrario è un fariseo, è un falso. Ci hanno rovinati. Ecco perché parlo di triste anniversario. Non dovevamo entrare nell'euro. E se era proprio necessario, come dico io da anni, si doveva entrare con un cambio più interessante, non con il cambio assassino che abbiamo subito. Dedico oggi la mia chiusura al ministro Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, un altro che ti fa riflettere. Vorrei dire altre cose, ma sono un guardingo. Posso dire che ci fa riflettere. Pregherei la regia di mostrare l'ultimo contributo. Che brutta fine sta facendo il nostro paese! E abbiamo un governo di centrodestra, non di compagnucci rossi di sinistra. Loro non sono arrivati a tanto. Ma questi signorini del centrodestra si devono distinguere, no? Devono lanciare dei messaggi di apertura, devono far vedere che sono più moderni, devono accontentare i cultori del politicamente corretto. E così facendo ti stiamo rovinando con le nostre mani. Dai regia! La proposta di Valditara: classi di potenziamento per gli alunni stranieri. Valditara, classi di accompagnamento per alunni stranieri invece di rimandarli a casa. E dai, chiudiamo ancora, diamo visibilità a sto ministro. Scuola, Valditara, dobbiamo aiutare i migranti con le classi di transizione. Belle parole. Complimenti, ministro Valditara! Con le classi di transizione! Cosa vuol dire? Con le classi di transizione! Di nuovo ci mettiamo a 90 gradi e invece di aiutare i nostri connazionali continuiamo a mantenere questa gente di cui non conosciamo niente, spendere soldi pubblici per gli stranieri. Non ho parole, non ho parole, vergognatevi. E mi fermo qui per oggi, ne avrei ancora tante da dirvi. Anche sul conto del governatore della Sardegna, mamma mia, non vi dico chi ha ospitato, a domani il continua. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.